Il secondo video di questa specie di diario della crisi riguarda il modo in cui la crisi che stiamo vivendo, la segregazione a causa della cosiddetta pandemia da Covid-19, è il nostro modo di intendere le relazioni. Ho ricevuto moltissime mail in questi giorni da parte di persone che si sono accorte quale sia il profondo valore delle relazioni che hanno nella propria vita. Alcune di esse si sono accorte che non erano più abituate a guardare il marito, la moglie, i figli negli occhi, non erano più abituate a trascorrere il tempo insieme a loro. E questo è veramente un nuovo umanesimo, un nuovo rinascimento, il rinascimento delle relazioni. Di che cosa ci stiamo accorgendo? Semplicemente che tutta la nostra vita ha un senso alla luce delle relazioni che noi abbiamo costruito. Siamo esseri sociali, non possiamo vivere da soli, abbiamo bisogno di prendere e di dare, questo è il primo ordine dell'amore scoperto da Bert Hellinger, il mio maestro. Ed ecco che tutte le relazioni improvvisamente assumono una luce diversa, perché ci accorgiamo che vi sono relazioni importanti per noi che ci rispecchiano, relazioni meno importanti che invece non ci rispecchiano più. Ancora una volta dobbiamo dire quindi che le crisi rappresentano sempre un momento di evoluzione, in questo caso un'evoluzione nel nostro rapportarci, nel nostro relazionarci agli altri. In questo caso ho potuto osservare anche su me stesso, oltre che sugli altri, che vanno in crisi inesorabilmente tutte quelle relazioni fondate su presupposti che non hanno più senso della nostra nuova vita. Relazioni che hanno anni, relazioni che non ci nutrono più, che non ci permettono uno scambio alla pari. Da un altro punto di vista invece decollano quelle relazioni che sono per noi una risorsa, quei legami che si rivelano una forza che ci fa stare meglio, che ci nutre, che ci arricchisce. E allora questo spartiacque di questa crisi è utile anche per domandarci chi veramente ha senso che resti nella mia vita e nella vita di chi ha veramente senso che io rimanga. È importantissimo anche riscoprire relazioni che fino ad oggi non abbiamo assolutamente valorizzato, per esempio banalmente quella con i vicini di casa. Tantissime persone si stanno accorgendo di avere dei vicini di casa solo perché questa crisi li ha obbligati a guardarsi intorno, a chiedere aiuto, a scambiarsi beni, aiuti, semplicemente anche consigli o incoraggiamenti con le persone che fino a ieri abitavano accanto a loro, sopra di loro o in zone vicine e non avevano mai visto né conosciuto. Anche questo rappresenta un nuovo umanesimo, un nuovo rinascimento delle relazioni. E si verifica anche quando noi usciamo, quando andiamo a fare la spesa, ci è permesso di prendere qualche ora d'aria al di fuori delle nostre case, ci accorgiamo che le persone si dividono in due grandi categorie. Gli appestati, cioè quelli che vivono nel terrore, con le loro mascherine, coi guanti, che ti guardano male, che vivono come se fossero già contagiati, già morti, e le persone normali, che sono quelle che cercano di trovare una normalità in questo delirio e che ti guardano negli occhi con fiducia, con solidarietà, con riconoscimento. Ecco, ancora una volta la crisi arriva a mostrare che un modello è andato completamente a scatafascio. La crisi arriva a mostrarci che dobbiamo rifondare, rivedere, comprendere le nostre relazioni alla base di ciò che riteniamo veramente importante. Ma con chi io comunico veramente? Chi è veramente degno di rimanere nel mio cerchio intimo e di chi io veramente posso avere la fiducia o l'intimità? Ecco, questo importantissimo elemento ci permette di fare una profonda riflessione e soprattutto riguardo alle persone che noi abbiamo scelto come partner o come amici stretti. Veramente in questa crisi ognuno dà il meglio e il peggio di sé, e veramente la persona che ho accanto è il meglio che posso avere o posso avere molto di più, ovvero scopro delle cose che non avevo mai visto perché non avevo mai guardato attentamente la persona che ho accanto. Questo nuovo umanesimo, questo nuovo rinascimento può essere il rinascimento anche della relazione di coppia. Davvero la persona che ho accanto è la migliore? Beh, se la risposta è sì, questa crisi è un momento straordinario per rilanciare questo legame. Bene, anche in questo caso possiamo concludere dicendo che la crisi è il momento determinante per divenire di più, per migliorare, per fermarci, per percepire, per sentire in profondità che cosa sta avvenendo, per cambiare nel segno di un miglioramento che lascerà per sempre
una traccia buona in noi. Bene, buone relazioni e tutto il meglio.